Ciao, buonasera a tutti. Niente, per il 2016 stiamo lavorando. Speriamo bene, ci sarà una nuova vettura che non si sa a che punto è, quando arriverà, come sarà. Penso sia molto simile, se non identica all'altra, saranno piccolissime migliorie. Ancora siamo in fase di costruzione, diciamo, siamo un po' indietro, però sappiamo che quando si fa le macchine nuove è sempre così, quindi se tutto va bene arriveremo 2 giorni prima della prima gara e speriamo che tutto funzioni subito per il meglio, perché ci saranno diverse innovazioni più che altro dalla parte elettronica, quindi incrociamo le dita che se magari riusciamo a trovare un vantaggio. Però dall'altra parte, quando si lavora sull'elettronica c'è sempre il pericolo che venga fuori qualche guaio, quindi speriamo bene. E niente, un saluto a Salita Stile di Vita, vi faccio i miei complimenti, e continuate a seguirci, ormai non ci mollate più, quindi va bene così perché siete simpatici e bravi, dai. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti, la mia stagione 2016 è in preparazione, stiamo definendo tutto come sempre col team di Simone Fagioli, col quale ormai sono accasato da diversi anni, sarò seguito anche come le scorse stagioni dalla CST Sport, dal mio campionato, come ormai ben tutti sapete, sicuramente ci sarà un cambio di categoria, dovrei debuttare con la norma 3000 il 17 aprile alla prossima Cronoscala TR20. Colgo questa occasione per salutare i componenti del team Salita Stile di Vita.it e anche tutti i seguaci. Sono contento di rivedervi perché ormai costituite un punto fermo come con Salita Stile di Vita, è un punto fermo che è utilissimo per noi, per tutti gli appassionati. Quest'anno ho appunto coronato l'ennesimo successo con la mia amatissima Alfa 155, macchina eccezionale che quest'anno doveva fare 20 anni, mi ha chiesto che era un po' stanca e sto appunto vedendo come poter sostituirla. Sarà molto difficile, speriamo di rimanere sempre nello stesso tema e spero di, se ci riuscirò, di farvelo vedere presto. Un abbraccio a voi, non dico altro perché è bella la suspense di tutto, e un abbraccio e continuate con la passione che avete perché veramente siete il comune denominatore di tutti noi. Grazie a voi. Ciao a tutti gli amici di Salita Stile di Vita. Sono Roberto Ragazzi, siamo qui alla premiazione dei campionati italiani montagna, dove sono stato premiato per la vittoria nel campionato riservato alle Gran Turismo, alle GT. È una bella festa e per il prossimo anno i miei programmi saranno qualche gara dell'Europeo, quelle più vicine, e vorrei provare a fare il poker nel campionato italiano GT con la mia 458 Challenge rinnovata con le ultime evoluzioni 2016, spero di far bene. Quest'anno era il terzo titolo italiano consecutivo, proviamo a fare il poker. Buonasera a tutti, il mio progetto 2016, mi candiderò alla presidenza del Consiglio dei Ministri, spero di essere eletto, eventualmente votatemi, ma scherzi a parte, si continua col CVM, speriamo di essere competitivi come sempre. Basta adesso, ringrazio voi di Salita Stile di Vita, se non fosse per voi noi non saremmo nessuno, ecco. Grazie. Allora, buonasera a tutti, un saluto speciale da Taormina. Io volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno dato una mano nel 2015, senza fare tutti i nomi, ma proprio tutti. In particolare il mio papà Roberto, che dall'assù mi ha aiutato, il mio angelo custode, mi ha salvato più di una volta. E nel 2016 i progetti saranno ambiziosi, qualcosina nell'europeo, sperando di fare bene, sperando di fare qualche bel risultato. Doveva essere qui il mio papà Piero, che purtroppo non sta bene, e lo saluto, e gli dedicherò qualsiasi cosa mi verrà di bello, e comunque gli dedicherò sicuramente qualcosa nel 2016. Ciao Piero. A
Allora, il 2016 spero sempre di disputare il campionato italiano in montagna con la mia Fida Mini Cooper, giusto per cercare quello che è rimasto da limare, diciamo, qualche tempo, qualche salita che quest'anno non è andata tanto bene. Comunque speriamo di essere sempre competitivi e niente, pensiamo di fare bene anche nel 2016. Colgo l'occasione per salutare tutti i miei amici di Salite e Stile di Vita, che come sempre fanno un gran bel lavoro per far sì che la nostra passione venga portata al posto che merita, al primo posto. Ciao a tutti ragazzi, abbiamo preso questo premio per il 2015, che è andato molto bene. Progetti per il 2016, ancora oggi abbiamo un po' di punti interrogativi. Al 90% andiamo Resistart aspirate come l'anno scorso e speriamo di fare qualche apparizione in gare TVM con le Plus, Honda e Clio, e sperando di far bene anche quest'anno. Allora, ciao ragazzi, intanto un saluto allo staff di Salite e Stile di Vita. Per la stagione 2016 è ancora tutto incerto, sicuramente no col 700, quindi questa è la novità. E stiamo lavorando per un progetto più ambizioso, ma di certo c'è che faremo qualcosa con il vecchio amore, con il kart e qualche puntatina con delle macchine, speriamo non la ruota scoperte, ma con tutto il resto di scoperte. Un saluto a tutti voi, ciao!